Signori, buon salve! Sono nuovamente pronto a sanguinare, soffrire, bestemmiare per la prossima missione. Ma prima di tutto ciò, volevo ricordarvi che forse i timestamp non funzioneranno nella cosa di YouTube, perché bisogna avere 1000 iscritti per farle funzionare, quindi mettete caso non funzionino, li trovate solamente in descrizione. Detto ciò, vi esplico il piano della giornata. Allora, girerò un attimo per la base per vedere se ci sono situe nuove. Nel caso non ci siano taglierò tutta la parte, nel caso ci siano invece ci soffermiamo un attimo prima di partire con la situa. Io sono appena tornato dalla sala di ingegneria, dove abbiamo sentito la chiusura della puntata scorsa, e ho anche appreso che a quanto pare non vogliono installare un sistema di iniezione per i piloti dai dischi volanti nostri, e questo non è molto gradito da parte dei piloti. Immagino. Cerchi delle risposte. Cerco delle risposte. Allora, sì, qua gli avevo già fatto un paio di domande, ma vedo che non abbiamo per adesso nient'altro. Vediamo se una cosa mi dice. Che cosa sappiamo sui sonnambuli? Secondo i dottori sono bloccati in una sorta di coma, solo che camminano e non hanno alcuna consapevolezza di quella roba sugli occhi. Ma vabbè, facciamo così. Se scopre qualcosa mi faccia sapere. Contaci, Carter. Ecco, pure fatto uno screenshot a casissimo perché ho preso contro F12. Altro tasto utile. Altro tasto, tra l'altro, scusate un attimo. Opzioni, vediamo un attimino. Opzioni di mouse e tastiera. Ti prego, dimmi, perché poi ho scoperto, ma non posso, non arretra, dov'è che è rotolata? Click del mouse, ok, ma ha preso il click del mouse, scommettete che adesso riesco a rotolare e non farmi più, salva modifica, farmi più trapanare tutte le volte che voglio correre da parte all'altra. Rotolo la bomba. Avevano chiuso l'altra volta tutte le zone qua, adesso siamo nei cessi, ma voglio vedere se c'è qualcos'altro di utile qua in giro. Questi rapporti qua. Al diretto interessato. So che ci troviamo in una situazione stressante dopo settimane di vita sotterranea e con la minaccia di estinzione che incombe sulla razza umana, ma se scopro chi continua a bere la mia scorta personale di Thunder Cola, lo denuncerò come infiltratore e farò in modo che venga fucilato. Se non ci crede, mettete una prova. Edmund. Edmund è lo stesso tizio che l'altra volta parlava della gente che non si lavava le mani. Sarebbe stupendo. Cioè, sarebbe veramente stupendo. Sentito dire che i loro occhi sono Ready Room. Vedendo se ci sono missioni secondarie o altre sito da qualche parte. Qua cosa abbiamo? A tutto il personale. Come i 13-20 la morte di Nils ci hanno insegnato, dobbiamo essere sempre vigili contro l'infiltrazione e la minaccia esterna. Il test fisico può prevenire infiltrati occultati, ma dobbiamo stare attenti ad altre forme di infiltrazione, in particolare i simpatizzanti e gli agenti doppio giochisti, che facilissimi da trovare. Finché non riusciremo a trovare un test scientifico per rivelare i nemici nascosti, noi dovremo sviluppare un test di identità pratico. Rientrando nella base dopo qualsiasi viaggio o missione all'esterno, tutto il personale dovrà sottoporsi a un controllo alla presenza di non meno di 2 guardie. Le guardie porranno una serie di domande che cambieranno giornalmente. Chi fornirà una risposta considerata sospetta verrà trattenuto per ulteriori accertamenti. Gli agenti di sicurezza riceveranno ogni giorno le domande direttive sulle risposte sospette. Vi ringraziamo per la vostra vigilanza. Possiamo avere il direttore Folk. Questi mandano full paranoia, però in un certo senso, se è vero, non è paranoia. Oh, vedete che qui ci sono situe. Tipo, se io parlo con te. Vogliono tutti delle ridicole pistole a raggi. Carter, cos'è questa storia di sonnambuli che si aggirano per le città? Allora, dobbiamo ancora capirlo. Ne so quanto te. Qualunque cosa gli abbiano fatto agli esterni, non sappiamo come curarli. Mi ricordo un mio amico nell'esercito. Non c'era più con la testa. Finché i nostri dottori lavoreranno a una cura, avranno ancora una possibilità. Hai ragione. Tuttavia, se non ricordassero nulla dopo la guarigione, sarebbe soltanto un bene. Va bene. Ci informiamo un attimino sulle situe, dai. Parlami di quel tuo amico nell'esercito. Assomigliava un po' ai sonnambuli. Beh, non era poi molto simile. Tanto per iniziare, il povero Ken non aveva quella melma nera sugli occhi. Ma le cose che ha visto durante la Grande Guerra. In guerra succedono cose orribili. A ogni modo, non si è mai ripreso dallo shock. E io e Myron non l'abbiamo mai dimenticato. Spero che potremo fare di più per quei sonnambuli. Questo qua è amico di Folk, quindi è inutile adesso che gli chiedo di Folk. Però come andiamo i riferimenti? Scorte idriche e alimentari? Dovremmo resistere per un altro mese, forse anche di più con il razionamento. Ah beh, allora siamo a posto. Non ti faccio perdere altro tempo. Quando vuoi, Carter. Se con razionamento riusciamo a tirare leggermente più di un mese, allora siamo a posto.
Porca merda. Oh, questa parte qua non la vediamo, eh. Attenzione, gente, questa qua è la solita roba. La tua squadra ha accesso a un nuovo equipaggiamento. Sì, infatti adesso gli tolgo il coso del... del cecchino, che tanto non compiscono mai in test, gli metto quell'altro. Allora, ecco la domanda di oggi per i test anti-infiltratori. Recita il giuramento di fedeltà alla bandiera. Ovviamente ciò dovrebbe risultare facile per chiunque americano dal sangue rosso. Assicurati di controllare eventuali cadenze insolite che potrebbero giudicare una mancanza di familiarità con il giuramento, e segni disagio in parole tipo sotto Dio. Bravi, bravi, fategli fare qualcosa che fa schifo. Questa roba qui cos'è che è? Guardate, alieni. Sapete che roba? Mi sa che... ti dico ancora... Ma voi due siete i tizi che vengono con me, lol. Dai, andiamo per la missione. Non mi sembra ci sia nient'altro in giro degno di nota al momento. Che poi non so neanche quando è che partono le varie missioni secondarie. Quella del tipo della radio l'abbiamo trovata... totalmente a caso. Andiamo anche di qua un attimo prima di partire. Ah, ok, c'era da disintossicarsi per arrivare di qua. Qua c'è il professore che magari ci devo parlare. Magari mi dà delle robe più fighe per ammazzare gli alieni. Quanta strada devo fare per arrivare dal professore? Lei non vuole parlare con me, lì sotto c'è dell'audio, ci sono dei file. Calmi, dottore. Oh. L'irrazionalità non ci aiuterà a identificare gli infiltratori. Calmarmi? Mentre trattate gli umani come se fossero bestiame? Questi test servono a proteggere. Inoltre sono tutti volontari. Forse, ma non sappiamo quali effetti collaterali. Ah, William, benvenuto nel nostro nuovo laboratorio. Sono certo che il dottor Weir sarà lieto di farti visitare la struttura. Ja, Herr Doktor? Magari sì, non certo. Ho voglia. Lascerò Heinrich ai suoi test. Non devo seguirti, vero? Ti vai a fare i cazzi tuoi, vero? Vediamo. Qua giù c'è quella che chiamiamo l'officina. Ovviamente. Dove testiamo nuovi equipaggiamenti e applicazioni. È tutto molto sperimentale, perciò non utilizzare nulla che non sia stato già provato. Vai tranquillo. Tocco niente io. Eccoci qui. Come vedi, abbiamo piazzato la torretta automatica, ma non ha alcuna linea di tiro sui bersagli. Puoi sollevare un bersaglio da dietro il suo riparo per colpirlo, ma se affronti più bersagli, potrebbe rivelarsi più utile sollevare la torretta stessa. Fai una prova. Gli ingegneri sono particolarmente orgogliosi del giroscopio stabilizzatore che lo rende possibile. Sarebbe un peccato non sfruttarla sul campo. C'è altro? I ragazzi volevano assicurarsi che tu conoscessi tutte le opzioni sul campo. È non sai nice. Mai quando potrebbe tornarti utile. È nice, non ci avevo pensato. Anche perché ultimamente non le ho usate le torrette. Non ho il tizio che le sa usare, anzi. Ho due scappati di casa che volendo vorrei quelli vecchi. Forse avrai intuito dal bagliore, qui è dove stocchiamo l'elemento 115, o Elerium. Comprenderlo è vitale per poter adattare e adottare la tecnologia aliena. Ma i risultati finora ottenuti sono stati a dir poco altalenanti. Ma scommetto che non sei qui per un tour guidato. Ti lascerò al tuo dovere, William. Grazie. No, voglio prima prendere tutte le cartelle e leggere le cazzate. Referto autopsia comandante. Leader delle forze aliene, i comandanti possiedono lo stesso fisico degli altri esterni, ma vantano impianti neurali notevolmente più complessi ed un equipaggiamento molto più avanzato. Gli scudi personali sono cosa comune, questi pericolosi nemici potrebbero avere a disposizione molte altre abilità tattiche. Se consigli agli agenti dalla massima priorità all'eliminazione dei comandanti. I comandanti non mostrano le stesse condizioni di vita disagiata dei loro subordinati. La nutrizione adeguata, i traumi fisici minimi e molti comandanti portano con sé effetti personali, spesso di origine votiva e forse usati in cerimonie religiose incentrate sul loro origin, che noi abbiamo tradotto con, non mi ricordo l'altra volta cosa ho usato, ma va bene. Dettaglio più preciso di questo origin sono ancora in via di studio da parte del dottor Weir, ma riteniamo che possa trattarsi della rete di comunicazione usata agli impianti neurali. Non mi ricordo cos'è che era, non era gizmo, ma era... Boh, non mi ricordo, però in italiano... Perché hanno cambiato il nome? Poteva lasciarlo origin? Lorenz, hai visto gli ultimi risultati? Solo un momento, Alan, sto finendo una piccola modifica ai tuoi calcoli. Oh, al diavolo,
Diamine, ma è geniale. No, non credo proprio. È solo una modifica minore. L'avresti trovata anche tu col tempo. Forse, ma sei tu quello che l'ha trovata oggi. Se non sto attento, prenderai il mio posto a capo di questo progetto. E sottratti il tuo prezioso lavoro. A ogni modo, cosa volevi mostrarmi? Cosa? Oh, sono quelle nuove trasmissioni che abbiamo ricevuto. Il dottor Rossi crede che possano avere origine extraterrestre. Guarda. Trasmissioni extraterrestri? Ma non mi dire. Pensaci. Vita intelligente su altri pianeti. Una cultura più avanzata della nostra. Proiettata verso il vuoto per dare il benvenuto ai suoi fratelli delle stelle. Alan, stai traendo conclusioni piuttosto pericolose. Oh, lo so. Forse non è nulla. Un trucco sovietico, magari. Ma pensaci, Lawrence. Se fosse un altro pianeta, beh, il portale di Venn potrebbe collegare i nostri mondi. Sì, immagino che sia una... Forse per quello che lo volevano. Potrebbe segnare l'inizio di una nuova era della storia umana. Già, temo di sì. Il dottor... probabilmente gli alieni lo volevano per avere un modo più facile per invaderci. Un portale diretto dalla Terra, cioè da là alla Terra, loro venivano di qua. Agente Carter... Temo di non averti ringraziato come si deve per il vostro intrepido salvataggio. Anzi no, mi hai insultato tutto il tempo. Sono felice di avere un uomo come lei a bordo. Ci serve ogni aiuto possibile. Lo apprezzo, Carter. Spero di essere all'altezza delle aspettative. In effetti potrebbe iniziare subito. Avrei alcune domande su ciò che è successo a Rosmont. Farò del mio meglio, anche se ammetto di non essere sicuro di aver capito tutto. Detto tra noi, non è una cosa che ammetto facilmente. Da dove vogliamo iniziare? Mosaico l'avevano chiamato. Loro la scrivono Origin, ma qua è Mosaico. Il suo assistente ha menzionato una cosa chiamata Mosaico. Ha detto che lei era la chiave. Sembrerebbe che abbia qualcosa a che fare con le sue misurazioni. Hai idea di cosa intendesse? Temo di non saperne molto. So solo che controlla i portali di Venn che collegano i nostri mondi. Inoltre, sembra avere influenza sugli abitanti di quel pianeta. Perché Lawrence mi considerasse una chiave, questo resta un mistero. Ma che cos'è? È una cosa? Una persona? Che cos'è? Persona. Vorrei saperlo anch'io, agente. Può essere molte cose. Una forza naturale, un disturbo psichico. Tuttavia, una cosa è certa. Sembra accessibile tramite tecnologia fisica. Di Lawrence non me ne frega niente. Prima di andare via, mi dica, perché è tanto prezioso? Falk sembra ritenerla necessario per vincere la guerra. Credo consideri essenziale il lavoro che svolgevo per l'ARPA. Ho tracciato i segnali audio che captavo tramite telemetria, comunicando le mie scoperte alla comunità scientifica mondiale. Qualcosa di concreto? Solo risultati confusi, ma Myron, il direttore Falk, ne ha riconosciuto l'importanza. Pensavo a una curiosa anomalia, ma lui l'ha considerata un allarme. Aveva ragione. Per me sei importante per il portale, poi se dopo vogliamo raccontarci storie del fatto che sei importante per quell'altra roba, va bene uguale. Carter, ci farebbe comodo l'opinione di un agente sull'annullamento gravitazionale. Puoi premere quel pulsante. Oh sì che te lo premo il pulsante. Tiratemi giù! Sembra che funzioni su soggetti biologici. Passiamo a una graduale reintroduzione della normale gravità. Eccolo qua. Quindi gli agenti lo usano per immobilizzare i bersagli sul campo? Tra le altre cose. È anche molto utile nelle costruzioni. Sì, molto vero. Immagino che sarà una rivoluzione per i velivoli. Ah, non hai saputo dell'altro progetto? Allora, recuperate la navetta da guerra. La navetta da guerra recuperata è solo una delle tante navi d'assalto polivalenti degli esterni, ma ci ha fornito diversi materiali tecnologici da studiare. I sistemi di propulsione ibridi e trazione gravitazionale, l'alimentazione energetica a trasferimento dell'Erium e i vari sistemi di controllo ambientale si dimostrano utili se vogliamo contrattaccare il nemico. In generale le navette nemiche sono molto robuste e studiate per la guerra e dimostrano i segni di un uso intenso e protratto con riparazioni minime. In alcuni casi sistemi non necessari, con geni di lusso e di intrattenimento, sono stati riutilizzati per riparazioni più importanti, armi a propulsione, il che suggerisce che gli esterni stiano esaurendo le scorte nel corso di conquiste protratte nel tempo. Ciò potrebbe spiegare l'urgenza dell'attacco sulla Terra. In effetti è la prima roba che ho pensato. Ragazzi, vi lascio a chiacchiericcio che io devo andare qua. Ho visto anche prima una persona con cui volevo parlarla in fondo, che magari ci dà una missione alternativa o sito è. L'infiltratore è lì dentro, agente Carter. Se occorre qualcosa, chiedi pure. Ciao. Vedo che hai rinunciato a travestirti. Hai finito di giocare? Non posso più nascondermi. I sistemi sono stati corrotti dai vostri
Scienziati. Sì, vantati quanto vuoi della vostra superiorità tecnologica mentre sei legato come un salame a una sedia. Vuoi vendicarti dei tuoi compagni? Prego, procedi pure. Non potrai fare nulla per fermare gli Zugiari. Faremo una capatina a casa vostra. Zugiari! Ci aiuterai a raggiungerla. Una controinvasione? Più resistete a Mosaico, più porterete la morte sul vostro pianeta. Credete di aver visto la nostra forza? Questa è solo un'avanguardia, in preparazione per le nostre armate. Vi distruggeremo. Questo lo vedremo. È semplice. Unitevi al nostro impero o morirete. Per noi non ci sono altre scelte. Pensavo che sto tizio qua fosse più buono nei nostri confronti, che fosse controllato. Invece è proprio uno stronzo, cioè non è che c'è tanto. Vorrei non iniziare l'interrogatorio a questo punto, però tant'è. I nostri scienziati dicono che hai cambiato atteggiamento dopo che ti hanno rimosso questo congegno dalla testa. Voglio sapere che diavolo è. È molte cose. Uno scudo, un faro e un focus. È Mosaico. Senza di esso siamo... sono... solo... insicuro... impuro nei pensieri. Cos'è esattamente Mosaico? Immaginalo come una trasmissione, una rete. Ognuno di noi vi è collegato, ci unisce. Così ricevete i vostri ordini. Dunque, se fosse anche più piccolo il coso che gli ha tolto, ne? Quello lì è... Mosaico ci porta la verità. Dove ce l'aveva, proprio? Forse ciò che Origin ritiene tale. Perché non ti fai un favore? Parla chiaramente e dimmi tutto quello che sai su questa Origin. Forse potremmo aiutarvi. Siete più civilizzati di quanto mi aspettassi da creature così divise. Non è una debolezza. Niente è come pensavo. Niente è come aveva detto Origin. Ascolta, sto lottando per la sopravvivenza della mia specie. Dammi qualcosa su cui lavorare o scoprirai cosa sono disposto a fare. Hai già visto cosa siamo disposti a fare per il nostro pianeta morente. Ciò che Origin ci ha costretto a fare per esso. A fare ad altri pianeti. Non lasciate che questo Origin vi controlli. Diteci come fermarlo e potrete essere liberi. Possiamo distruggere Mosaico. Potete liberarvi. Sì, ma Mosaico non può essere distrutto. Mosaico non è un singolo luogo, una cosa solida. E presto consumerà la tua gente come ha già fatto con molti altri. Con la mia. Ok, ora sono confuso. Quindi Mosaico è la rete neurale che si infilano dentro. E Origin è uno di loro che li ha convinti a ficcarsi probabilmente questa serie neurale in testa e poi andare in giro a fare cazzate per salvare il loro mondo. Proviamo a passare con... Sembra che tu sia un cazzone, ti stai arrendendo. Non hai le balls. Bene, digli dove siamo. È una decisione sciocca. Mosaico scoprirà immediatamente la nostra posizione. Origin vi annienterà. Verranno a distruggere l'XCOM e tu sarai un eroe. Unisciti al tuo inevitabile. No, non posso tornare. Non più. Allora aiutaci a combatterli. Se vinciamo potremo trovare il modo di aiutarvi. Molto bene, William Carter. Hai vinto. Per sopravvivere al viaggio vi occorre uno strumento che ricalibri le strutture quantiche. Dovrebbe avere un senso per il dottor Weir. Spero per voi di sì. Ma un simile congegno può essere acquisito solo in una delle nostre navi che si trovano nelle stazioni vicine ai portali di Venn. Sarebbe impossibile replicarlo con l'attuale tecnologia umana. Grazie. Non dimenticheremo il tuo aiuto. Qui c'è stato un cambio di bandiera velocissimo un paio di volte. Ottimo lavoro, Carter. Scommetto che il direttore vorrà complimentarsi con te. Sì, ma io adesso non c'è. Hai bisogno di chiederlo. Ti sta aspettando al centro operativo. Sì, va bene. Di cosa voleva parlarmi? Sì, c'è stato un piccolo incidente, William. Magnifico. Come saprai, l'attuale obiettivo primario è lo sviluppo di un test per determinare la... umanità del personale. Certo. Siamo giunti a una scoperta. Abbiamo trovato un segnale che crea agitazione nei silacoidi. Ma, come puoi vedere... Le vostre cavie sono scappate? Esatto. Forse il segnale le ha agitate un po' troppo. Perché non è stato dato l'allarme? Con la tensione attuale immagini il panico che scatenerebbe? Preferirei tenere per noi questo piccolo incidente, William. Esattamente cosa dovrei fare? Le loro particolari tracce ti aiuteranno a trovarle. Catturale e torna qui prima che il nostro lavoro vada perduto.
Ok. Ma dove? Io non ho parole. Abbiamo domande vitali che richiedono risposte. Già, a cosa serve questo arcaico interrogatorio? Perché non piazzarlo sotto un microscopio e tanti saluti? Vi prego, lo stiamo ancora interrogando. Vi verrà consegnato quando avremo appreso tutte le informazioni. No, c'è un porta chiusa. Parlo troppo. Già, non va ferito prima della vivisezione. Bene. Sì, lì c'è altra roba, Gnari, però io sono già 20 minuti dentro il video. Devo riuscire, devo fare anche la missione. Andiamo avanti poi con la scoprizione della situazione, della contrattazione, della ricercazione. Guarda quanta roba che c'è da leggere per la loro. Che nice come cosa. Sì, però sbrigatevi. Credo di aver trovato il primo blob di Heinrich. Penso che questa missione si farà in automatico man mano che vado avanti. Allora, vediamo cosa abbiamo a disposizione, qual è l'operazione di oggi. Non puoi occuparti da solo di ogni minaccia, ma in alcuni casi puoi inviare degli agenti. Nelle missioni secondarie, gli agenti guadagneranno preziosa esperienza e potrebbero trovare nuovo equipaggiamento o persino altri agenti esperti. Ma magari! Gli agenti in missione non sono disponibili, quindi scegli con attenzione le tue squadre. No problem! Fammi vedere che cosa... Ah, queste qui? Ne vada, missione... Complessità missione 5. E 5 è tanto? No, penso 5 sia poco. Che posso mandare? Livello totale squadra, complessità missione 5... Bello questo qua. Ok. Immagino che... Allora. Possiamo comprare... Reclutare nuovo agente. Reclutiamo un supporto. Aspetta un attimo allora. Supporto, ricognitore. Gli agenti di supporto mantengono la squadra al massimo l'efficienza. Quello lì è quello col mitragliettino che c'avevo io. Ma poi posso dargli anche altre cose. Addestramento medico permette di curare le proprie ferite sopravvive più a lungo. Addestramento ufficiale regge l'agente più abile tiratore. Desiderio di attività con maggiore frequenza. Che non è brutto per una cosa. Gli permette di infliggere più danni con le armi. Più lungo in combattimento. Questa gente sono proprio bisogno di condizioni del proprio corpo finché si riprenda prima dalle ferite. Madonna mia. Quasi full medico questo qua. Sì, no, aspetta. Fai, cioè... Kit medico. Sì, questo qua sempre. Come faccio? Dio santo, mettiglielo. Per un equipaggiamento, un nome e cognome, ma non puoi darglieli tu di base, che a me non frega assolutamente niente. No, bisogna per forza... James? Bowen? Ah beh, basta. Confermo personalizzazione. Sì, dai, va bene. Buono, questo qua ha gli stimolanti e poi dopo un giorno recluta. Sicuro? Sicurissimo. Poi ci serve un altro rizzo che probabilmente l'ho usato io e quindi non è buono. Ah, vedete, non si possono situare. Questo rizzo mette a gente pugnare armi con maggiore efficacia. Fan cagare quelli base. Non è male l'addestramento tecnico. Usa subito il laser a diffusione, anche te kit medico perché fai cagare. Nome, come si chiama? Lei? Gorman, lei Gorman. Vai, recluto. Sei sicuro? Sì, ma manco l'ho visto, ma Gorman, grande Gorman, mi piace. Reclutiamo, a sto giro prendiamo il comando. Comando, che vorrei portare proprio da me.
L'esperienza in campo di battaglia della Corea ha reso la gente esperta in tattiche usate per le posizioni nemiche. Assaltare le posizioni nemiche. No, 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 no. La gente muoversi in modo sicuro sotto il fuoco nemico. Vorrei qualcosa che gli fa fare più danni con le armi. Bravo, si usa quello. Anche te, toh, guarda, di te mi voglio fidare, ti do quello tiratore. Non mi voglio fidare, ti do il medico. Conferma equipaggiamento. Nome? Jason, chiaramente. Vai. Vai. Sì, sicuro. Ultimo, vai. Recluto nuovo agente. Cecchino. Questo cecchino... Colpire da lontano bersagli ignari... Spara con precisione anche sotto pressione. Sì, perché tanto poi alla fin fine succederà questo qua. Tieni di questo a te, do il kit tiratore e mi auguro che tu sia decente. Grandissimo. Recluta. Sì. Buono, abbiamo tutta la gente della situa. Adesso ho sbagliato. Seleziona missioni. Questi Gianfranchi qua... Li mandiamo a Fairley, Nevada. Trasmissioni radio indicano che gli studenti di un college di ingegneria del sud-ovest hanno scoperto della tecnologia aliena e iniziato a studiarla. Cerco di reclutare questi studenti e recupero eventuali nuove tecnologie. Seleziona la gente, dobbiamo mandarli tutti, quindi fate vobis. Vai, 1, 2, 3, 4 e 5, forse uno già c'era. Inizia missione. Buono, c'era uno slot anche per un altro. Metti caso non ci arrivavamo. Non so, gli ho mandato un sacco di gente. Bravi ragazzi, andate. Noi invece abbiamo l'operazione truffatore. Recupera il manufatto. Un treno che trasportava un importante manufatto alieno è deragliato. Si pensa a un possibile coinvolgimento alieno. Recupera il manufatto. Vediamo se ho tempo. 13-13. Sì, ci puoi fare, vai. Tecnologia aliena segreta, quindi. Che è segreta, aliena e tecnologica. Non è molto. Già, proprio come piace a Folk. Quell'uomo sa mantenere un segreto. Gli altri volevo rimettere il fucile a precisione, ma... Carter, droni diretti al torrente. Passate da quella stalla. Ricevuto. Esterni avvistati. Sì, li ho visti. Vogliono la tecnologia che cerchiamo. Cosa facciamo? Li ringraziamo per averci trovato. Poi li spazziamo via. Sollevamento. Cercare riparo. Mi muovo. No, scherzavo. Vabbè, ormai è tardi. Ho già sminchiato la situa. Anche tu muoviti avanti. Minate quell'area. Contatto nemico. Non è posizione. Porca puttana, l'ha messo dietro il muretto là in alto. Comandante, sei ferito. Non ti preoccupare. Teneteli sotto pressione. Mi serve. Barriera, laggiù! Abbiamo iniziato bene, ragazzi. Vedo che la mia prima... Spanateli da lì! Ripulisco l'area. La mia prima situa ha funzionato. Stimolanti. Ha funzionato da Dio. Stimolanti pronti! Yeah, ma vuoi morire? Allora, boys. Dottore, lei mi si sposta di qua. Copertura, laggiù. Procedo. E poi mi spari. Ecco il vostro bersaglio. Alle situa. Tu. Lionel Mirino. Ti sposti qua. Poi ti sposti qua. Vediamo se dagli passaggio per passaggio fanno meno cagare. Di lì c'è una loro mina. Io metto. Piazzate una mina. Mina piazzata! Comandante, sei ferito! Ma stai giù, Charlie! Continuate così, lo stiamo ferendo!
È vero che posso curare Spike. Rialzati. In aria! Granata! Sono ferito! Mi hanno colpito! Ma sei solo ferito, sei anche un cretino, lascia perderti. Piazzate qui una mina. Arriva la mina. Però metti caso non arrivi, gli piazziamo questo qua. Repulsore in quel punto! Mina piazzata! Mi allontano! La mina è scoppiata! Bravo, vai a restare. Vai a restare il tuo amico. Serve una mano, mi arrivo, forza! E vieni in fretta! Allora, continuiamo ad andare avanti. Ripararsi là dietro. Poi... Abbattetelo. Tienimi sott'occhio quello. Tu, Gianfranco, mettiti qua e tienimi sott'occhio quello. Eliminatelo. Ci sono dei rompi. Posizione raggiunta. Allora, ovviamente vorrei che tutti e due mi sparaste ai droni. Però metti caso che. Piazzate una mina. Ecco qua. Giù, stai giù. Niente, non si abbassa. Il drone li sta curando. E allora, amore di papà, gli spari tu al drone, no? Abbattetelo. Sul tuo bersaglio. All'attacco. Confermato. Bisogna usarle tutte ste cazze di abilità. Guarda come vola. Dov'è il drone? Abbiamo finito? Sotto fuoco nemico! Sagli abbattuti! Fatto? Carter, è normale che tu venga tenuto così all'oscuro su una missione? Che intendi? Voglio dire, Falk ti manda a rischiare la vita senza neanche dirti cosa stai cercando. Sì. Non aspetta a noi fare domande, Barnes. Vediamo di racimolare un pochino tutto, perché tante queste missioni qua so già che lo prenderò in quel po'. Sì, dai, no, bro. Cioè, staccati. Pistola laser, no, mi tengo la mia situa. È assurdo che uno non può correre, che figa si deve impiantare sotto... Dai, non puoi dirmi che siamo full munizioni con così poche munizioni. Dammene di più. Sali. Buono. Più o meno ci siamo. Comunque non è... Cioè, ok, sono io che devo tutte le volte riprenderci la mano, ma non è andata poi così male, perché ho visto... Orca di quella puttana. Il tasto per schivare lì del mouse funziona meglio, invece che premere C, stranamente. Lui mi dice di andare di qua, ma io volevo andare di là, fammi vedere. Secondo me là c'è tipo tecnologia aliena qua dentro, 100% tecnologia aliena. E non si può entrare, però non si può entrare. No, niente, 100% andiamo al granaio dopo. Anche qua poteva essere carino spostarsi per avere un pochino più di sito. Comunque quel gioco qua è molto gestire i tizi che vengono con te perché fanno cappellate. O sparare, boh, mi sembra che io anche se ho la testa di non fare poi così tanti danni in più, ma magari è solo un'impressione. Occhio aperti, Blob! Lo schifo che mi fanno quei cosi qua è incommensurabile. Vabbè, non raccolgo munizioni, però ho sparato due colpi al blobettino di merda. Mi riposiziono. Madonna mia. Bisogna uscire, quindi c'è qualcosa qui, no? Sono solo sali e scendi di merda. Flanchiamo belli larghi. E adesso arriverà il Deon, giusto? No, non ancora. Prima qua c'è un riorganizza le armi.
Vorrei quasi passare al... dai, passo al cecco. Passiamo al cecco. Proviamo. Via l'M14, laser a diffusione. Pistola automatica, fucile a precisione. Insomma, avrò un po' di armettina. Tiratore, granata, frammentazione. Vabbè, per il resto... no, ma posso magari aumentarmi... blocca livello 4. Prossimo livello. Vi siete portati dietro il costume? Ma che cazzo? Hai paura dell'acqua? No, ho paura di cosa potrebbe celare. In effetti non ho torto. Oh già. So già che lo prendiamo in quel posto, boys. Devono essere diretti al manufatto. Ci siamo lì. Li abbiamo avvistati. Lo vedo, Carter. Andate a valle. Vai te a valle. Qua sembra proprio il posto perfetto per un'imboscata, no? Ma gli sparate? I Glob ci hanno fatto un favore. Possiamo salire di là. C'è qualcosa qua sotto? Pensavo fosse tipo una stash nascosta. Non vedo proprio cosa ci sia di male a dirci cos'è questa tecnologia. Forse non lo sanno nemmeno loro. Manco io. In tal caso potrebbero almeno dirci questo. Tieniti pronto all'evacuazione. Non voglio restare qui più del dovuto. Nemici ingaggiati! Così qua... vabbè. Cosa che abbiamo trovato qua? Riduci i danni subiti agli attacchi nemici. Aumenta la capienza di caricatori di tutte le armi. Ma questo è perfetto per me! Altro che tiratore. In aria! Ecco il vostro bersaglio. Se vuoi andare ancora all'attacco. Ricevuto. Un po' più lontano. Tutti morti. Procediamo. Davvero fatta così pulita? Strano. Oh oh. Attenti, droni in arrivo! Abbattetelo! Sto puntando! Eliminatelo! Io ho nel mirino! Ecco il vostro bersaglio! Prendo la mira! All'attacco! Confermato! Tanto vale che ognuno spari a quel cazzo che vuole. Mi sta piacendo sto cieco qua. Lo so che ho detto l'altra volta che è inutile, però alla fin fine se lo usi proprio per sparare. Ma caputtana a me. Per fortuna che ho switchato sto tasto di merda. Dammi le ammo qua. Fullami, dammi anche te le ammo. Dove sono i proiettili? A me servono i proiettili, mi serve la capienza, mi serve più situo. Proiettili infiniti, ecco cosa che voglio io. Sì, devi salire, bro. Cosa abbiamo qua? Laser di fusione, non me ne faccio un cazzo. Munizioni infinite, me ne faccio qualcosa. Laser, come... a posto. Vedete la prima volta che panico col fucile a precisione, non riesco a hitare un cazzo. Quanto rosicherò. Ehi, lascialo, figlio di puttana, è nostro. Non lo ha lasciato, a quanto pare. Porca vacca! Concentrazione, signori! Direi che è arrivato il momento di stimolarci tutti tantissimo! Piazzate qui una mina! Mina piazzata! Ehi! Aiuto! Concentratevi su quel bersaglio! No, oh, ma che cazzo?
Abbattetelo! Dove sta andando? Boni! Fornisco cure! Donna, che sia stramaledetto lui. Stanateli da lì! E la sua specie, posso dirlo? Abbattete le sue difese! Serve che qualcuno metta lì una mina subito. Minate quell'area. Mina piazzata. Serve che ti sposti qua dietro. Laggiù. Il dottore serve che si sposta a sua volta qua dietro. Serve che mette giù uno scudino in questa. Attivate una difesa. Posizione. E serve che io. Sollevamento. Alzo col tizio. Attivazione scudo. Stanno avvicinando. È una brutta posizione, capo. Serve che il dottore corra lontano fuori dal cazzo. Muoversi. Ricevuto, sto arrivando. Serve che lui spaventi la bestia. Repulsore in quel punto. Li allontano. E poi serve che lui spari tantissimo. Poi dopo potenziaci un cifro. Ci servono stimolanti. E quando sei arrivato è finito, ecco stimolati. Ecco il vostro bersaglio. È fatto, capo! Vacca cane! Sto santo, è fatta! Sì. Già, venite, andiamocene da qui prima di doverlo rifare ancora. No, no, fermi, nessuno va da nessuna parte, io qua devo skillare, io qua devo livellare. Livello 4, abbiamo preso signori, schiera un silacoide alleato. Puoi schierare i tuoi silacoidi da inviare contro i nemici. Voglio. Schiera un blob silacoide per distrarre e impegnare i nemici. Va bene, dai. Il silacoide attira il fuoco nemico e cerca di avvinghiarsi ai bersagli. Meglio di niente, in effetti. A me piace il silacoide, dai. Qualcun altro livellato? Ma che... Sono io che sono bello e figo. C'ho il silacoide. Ma non voglio situare, eh. Secondo me siamo ancora nella merda, qua non è ancora finita. Ho sbagliato. Grazie. Meglio che mi ricarico tutto quello che... No, non so, non mi fido. Ok, siamo full. Full granate, vediamo. Qua c'è una granata. Granate full, buono. Andata bene fino adesso, ma fidatevi... No, secondo me l'inculata arriva ora. Barnes, ce l'abbiamo. Qualunque cosa sia. Niente ticchetti o spolette sfrigolanti, vero? No. Ottimo, sto atterrando. Ah, questa è stata molto più facile di quell'altra. Forse ho sbagliato l'ordine. Cazzo, io pensavo ci avremmo messo... una vita, invece no, invece è a posto. La squadra operativa ha recuperato il congegno segreto intatto e apparentemente funzionante. Il danno causato al terreno del nemico non sembra eccessivo e dovrebbe essere sistemato facilmente dalla squadra di polizia. L'agente Carter verrà encomiato per la sua prontezza di spirito innanzi a una resistenza nemica schiacciante. Cioè, questa è stata una cagata rispetto a quell'altra, ma qua è stato schiacciante. Kit mitragliere, tra l'altro, che scopriremo, ah beh, quello là, notare come è sempre più nice la loro situazione. Torniamo alla base. E abbiamo anche acquisito quest'altra cosa qua. Degli agenti sono tornati, premi F5 per visualizzare i risultati, sono tutti a livello 2. Cioè voi fate le missioni da soli e state livellando più velocemente di quelle altre teste di cazzo che mi porto dietro. Ma è stupendo. Adesso il gioco sta iniziando a entrare in una fase un attimino più situazionale. Allora, tecnicamente il Gianfranco la voleva farmi le situe, voleva situarmi le situe, voleva dirmi le robe. Vediamo se riusciamo a trovare gli ultimi blob prima di chiudere la puntata, giusto per avere
Qua dentro c'è qualche blob? La squadra inviata a Cincinnati segnala sonnambuli in periferia, ma nessuna presenza aliena rilevata. Sai che non credo si dica Cincinnati, credo si dica Cincinnati. Ho questa sensazione. Vediamo se troviamo un altro sti cazzi alienetti. Qua nel laboratorio magari. No, niente alieni in laboratorio. Se mi vedete pure involucro, capisco che stavo a sapere. Sì, no, questo qua l'abbiamo già fatto. Non ho idea di dove cazzo possano essere allora quei sincoidi, sincronoidi, silicoidi. Excalibur, deficiente. Allora, noi siamo andati di là prima, proviamo ad andare di qua. Se comandassi. Avete visto dei silicoidi? Qualcuno ha visto dei silicoidi qua dentro? Non ho idea. Comunque, tant'è ragazzi, visto che i silicoidi non riesco a trovarli, ce li beccheremo nella prossima puntata. Intanto vi saluto e a quello che sarà, sperando che sia tranquilla come questa. Una bella puntata tranzolla, veloce, dove sparo, vinco e porto a casa. Ciaone!